better know the truth from right. Those in the eyes of rangers are up on you. Any wrong to do he's gonna see. Perché voglio chiudere casa quando un Joker si tiene. When you in Texas look behind you. Cause that's where the rangers gonna be. It's me, Max! Ho preso una botta. And now, WWE presents Backlash Kickoff. WWE Backlash, senza WrestleMania quest'anno, 2023, in diretta da San Juan di Porto Rico, the shining star of the Caribbean. Partita pubblicità su YouTube. Buonasera, buonasera, buonasera. Come state, come state? Però ad un certo punto anche basta, onestamente, title shot aiuto, si hanno perso la rivincita. A meno che non vincano stasera. La giustifica. Secondo me vincono i face invece. Secondo me vincono i face e succede qualcosa tra Solo e Usos. Grazie mille a Matt Riddle per la donazione che mi dice: come ti permetti di darmi del buffone? Mandami subito 20.000 euro a tartufone maialone chiocciola sesso.xxx. Quindi una mail molto 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 interessante che non lascia assolutamente capire l'identità di questo losco individuo. No, o vengo a riempirti di mazzate con mio cugino Napole Torton. Buonasera Eric. Buonasera, buonasera. Ciao. Buonanotte, anzi, vista. Tutto bene? Vista l'ora. Sì. Sto trovando il kickoff ancora più noioso rispetto al solito. Col vabbè, ma sì. Che presente, cosa che ho detto? Entrambi incazzato, già incazzato. Owens e Zayn sono campioni dei due brand. E Raquel Rodriguez e Liv Morgan sono campionesse di una cintura dove loro, con la quale loro possono apparire tutti i brand che vogliono. Loro non sono draftabili. Se poi perdono la cintura, trattative private con i vari roster, e poi loro gli trovi un roster a cui assegnare. Ho capito, però dopo quando quelli che li battono, che fanno, diventano free agent, al nastro, ogni volta che perdono il titolo li ridrafti, oh, in castino. Nel momento in cui loro sono senza cintura, e poi nel momento in cui loro diventano con la cintura, fanno la stessa cosa alla fine. Ho capito. Ma quando ritornano, li ritorni nel loro roster d'assegnazione. E allora cosa cambia con quello che hai fatto adesso? Cambia che sono campioni, questa cosa. Ok, però non cambia nulla, Eric, perché comunque se li drafti dopo, e dopo quelli che perdono, che vincono il titolo, diventano free agent solo per quando sono campioni, poi tornano nel loro roster, fai la stessa cosa di quello che hanno fatto adesso. Owens e Zayn sono di Raw, fin quando sono campioni faranno la spola. Five minutes later. Ma se questa fosse una roba vera, non ha senso quello che hanno fatto, perché un network, perché dovrebbe scegliere delle persone in esclusiva che poi tanto possono andare anche alla concorrenza? Non ha senso. Ma wrestling non è vero, non è vero. Hours later. No, stiamo parlando di AEW, Eric, non è vero. In storyline Fox e NBC sono in concorrenza. 3 days later. Ma no, tanto vale che te li prendi, perché comunque sono affibbiati al tuo roster, sono tecnicamente di Raw, poi che possano andare a SmackDown perché sono capi di coppia è una squilia, onestamente è una stronzata, non dovresti neanche pensarci. Nel momento in cui tu hai free agent, questa cosa è una fesseria. Ehi, io l'ho visto questo, è un classico, è un booking heel normalissimo, nel senso. Sì. Ma non è vero, perché comunque sì, puoi fare booking heel senza sempre fare la stessa identica cosa. Ma è come dire un face vince lealmente. No, ma allora è come se mi dici: ascoltami. È come se mi dicessi: un face vince sempre lealmente, perché non bara ogni tanto? Cioè, capisci che non ha senso. Ma non è la questione, è la stessa dinamica ogni singola volta. E come puoi fare come bari in una battle royale? Ma non è che puoi barare in questo modo, cambia in un altro modo se proprio mi fanno barare. È lo stesso finale ogni volta. Ho visto che sta promuovendo un duplice main event. Damian Priest contro Benito e Cody Rhodes contro Brock Lesnar. No. Si chiama così, mica colpa mia, cioè, c'è il suo nome. Bad Bunny. Che sacco di merda. Ci chiedono dove è Michael. Non c'è Michael. Si è sentito in colpa per il video dell'ultima live reaction e ha deciso scappare. Nero. And now, WWE Backlash.
Possiamo già definirlo come il miglior pay per view nella storia di Porto Rico? Folks, where's the lie? Ma con il rischio di ritrovarmi tutti i suoi fan sotto casa coi forconi, possiamo dire che Bianca Belair sta riuscendo ad essere una miglior Sasha Banks in quel ruolo? Ha la gimmick di quella che è la più brava in tutto, ma comunque riesce ad essere molto più naturale, riesce ad essere molto più tifabile. Vorrei farvi notare che comunque è un pubblico molto narcisista. Lo dicono io, cioè. Esatto, lo dicono solo io. Il narcisismo è un po'... è un po' dei temi principali della filosofia di una certa corrente politica che abbiamo nominata anche dopo. E infatti Bianca Belair evita il moonsault, questi secondi sono stati determinanti. Vittoria di Bianca Belair, scontata per carità, però mi piace il pretesto delle damage control che come detto vanno involontariamente a costarle l'incontro. Però secondo me anche le false finish sono state molto carine. Quella pre-KOD ti ha dato quell'impressione che potesse farcela. Sì, sì, è un buonissimo match. Un dream match generazionale. Cioè, ci chiedono chi è il ragazzo con i capelli lunghi che hanno chiamato per lo squash. E ricordiamolo sempre, Omos de panza. Omos non dorme. Attende. Sta solo riposando gli occhi in realtà. Esatto. Non basta. Omos supera anche il suo punto debole, le testate sul tappeto del ring. Grande Omos. Diciamo che di base è comunque in piano del cazzo. Gli ha passato il bastone, lui se l'è perso. Contando che gli ha passato il bastone, si è preso due stomp, effettivamente. Ma lo perde proprio. Ma ora questo bastone lo ritroverai, io lo infilerà nel sto nano del cazzo vuol fare sto nano di Super Stomp, ve l'ho chiamato da un mese. Anch'io l'avevo chiamato nella live preview. No! E certo! Ma era logico che glielo faceva, lo stava già mostrando anche prima. No, cazzo, il punto debole di Omos, il conto di tre, no! Quando era tornato, la sua vecchia catchphrase, culo per dominare. Sì. Back to dominate. Lui mostrava il culo. Che bello quando mostrava il culo. Meraviglioso. Bronson Reed, il David Rubin australiano. Ma non mi sembra che lecchi le tette delle ragazze. In questo momento Bronson Reed ha detto ma che cazzo va io. Spear di Lashley. Attenzione a Tyri che ne approfitta. Io rilancio via Lashley. Lashley fuori dal ring. 1, 2, 3. Facile. Spesso finale. Deludente, però. Un po' deludente. Ma aspettavo un po' più frizzantino. È un match down show, eh. Non è durato tanto. No, infatti, comunque, corto. Ci sono stati dei buoni momenti singoli. Però nel complesso me l'aspettavo un po' più. Piripiripi. Un po' più frizzantino. It's time to stop, okay? No more. Comunque pubblico in delirio per Bad Bunny, come potete sentire. Sentite il pubblico di Porto Rico. Ancora non hanno iniziato a cantare. Sicuro che fossero portoricani questi. Stiamo per diventare bianco nero, effettivamente c'ho il dubbio. Priest vuole finire su Benito. Priest, ricordiamolo, vero partigiano. Se la sta prendendo con Benito. Chi è? Carlito con la maglia anche lui del Latino World Order. Sì, sono tutti quanti membri del Latino World Order, ma sì. Vittoria 25, per Bad Bunny. 25 giusti. 25-02. Dai. Sono stati bene, eh. Carinissimo. Molto carino. Per me vincono i face giù Mysterio. Contando che hanno detto che l'ultimo match tra gli Spirito e gli Usos. E vediamo se questo grande piano di Solo Sikoa troverà compimento qua a Backlash. Se capiamo cosa doveva fare a SmackDown. Se aiutare gli Usos oppure strometterli definitivamente dalla famiglia per volere del capo tribù Roman Reigns. A few minutes later. Sta a vedere che con tutta sta cosa che sta a fare Solo, che prendi touch, tutto il resto alla fine perdono per colpa sua. 12 seconds later. Porca vacca, vinceva Io dicevo che vinceva la Ma ha senso.
E vincono per merito di solo. Esatto. Grazie mille, Jacopo Trovato. Se fanno Cody contro Roman a SummerSlam, fai splittare la Bloodline entro agosto, così non ci sono interferenze e fai vincere pulito e sicuro Cody. Sì, ok. Sarebbe meglio così, perché non riesce, perché siamo sicuri, perché continuiamo a pensare che fino per un anno non riesce a tirarla sta storia. Però ci sta venendo il dubbio che non sia così. Io non ci credo neanche se lo vedo che archivia la pratica Lesnar con un solo match. Al primo match via, finito. Al commento Michael Cole ci sta ricordando come Brock Lesnar non abbia ancora risposto alla domanda: ma perché hai attaccato Cody Rhodes? Ma io che cazzo ne so? Cazzo ne so. Mi piace menare, che cazzo volete? Io meno per vivere. Il pubblico canta Suplex City. Non parliamo di città, che poi ci si apre una ferita nel cuore a me, Max. Ma che poi in tutto ciò il sindaco, dove cazzo sta? I keep having this nagging feeling that I've forgotten something. Hey, if you forgot it, it probably wasn't all that important. Yeah, I guess. Lucrerà sulle nostre facce. Vive sulle nostre... Se l'è ripresa in maniera discutibile e adesso vive sulle nostre spalle, sul successo che noi abbiamo dato a Suplex City. Io da fan di Cody sto tremando, ragazzi. Ma è figo, è da vedere. Uno, è figo, due, da vedere. Trey! Ve l'avevo detto io. Lo fotte sulla Kimura. La vittoria stronzissima. Io, come detto, ringrazio ancora adesso Eric e Mattia e Marco per avermi fatto compagnia grazie in questa diretta di WWE Backlash 2023. Do l'appuntamento. Che sta succede? Caro Max, è arrivato il momento di passare ad un nuovo capitolo. No. Non in un pay per view di transizione. No. Ci vediamo alla prossima. Il montaggione è finito. Fate sapere al sindaco cosa ne pensate, se vi è piaciuto oppure no. Fateglielo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo montaggione. No, ho detto di no, e non voglio fare. Mi è piaciuto il montaggione del mese? Mettete il mi piace e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati per i prossimi video. L'ho fatto, va bene? Adesso basta? Eh? Vaffanculo!